Dei benigni artusiana con la quale organizziamo mi sento colpevole, perché qui chi veramente è l'asse portante di tutta la manifestazione, lei lo sa meglio di me, è il nostro amico Fabrizio, che non è mai ringraziato sufficientemente per quello che fa. Non è una sgiornata, è la realtà, quindi la verità intanto va detta. Poi cosa aspettiamo, che la gente scompaia prima di dare atto di quello che fanno e di quello che hanno fatto? Signora Barucci, si appieti. Allora, mi sono permesso perché c'è confidenza la signora, la mamma del mio carissimo amico. Dunque, per tranquillizzarvi, vorrei dirvi, ma abbiamo anche la compiacenza e la connivenza del sindaco, questa sala è collaudata per 17 persone. Ancora una volta, graditissimo ospite, graditissimo relatore per queste conferenze, il professor Biondi, che ovviamente non ha bisogno di presentazione. Il fatto stesso di una presenza così numerosa, sta a significare che il professor Biondi lo conoscete tutti benissimo. Poi questa è una scusa, perché io non sapevo nemmeno cosa dire per presentarlo. Lascio la parola al professore, perché io mi sono proposto di parlare poco, pochissimo, l'importante è che parli lui, e io gli lascio la parola. Manzoni si accontentava di 25 lettori, e qui superiamo quasi la soglia manzoniana. Ma io credo anche che il pubblico testimoni di interesse per il tema che con Fabrizio Fornasari abbiamo scelto per questa serie di conferenze, cioè la Grande Guerra, il ricordo e la memoria di un evento che ha cambiato la storia d'Europa, la storia del mondo, e che è incisa nella memoria degli italiani, perché quasi tutti hanno avuto un parente, un consanguineo, un nonno, un bisnonno, un ragazzo del 99, combattere, ecco, sui fronti della Grande Guerra. Ecco, tanto che quando Papa Bergoglio è andato a Re di Puglia il 13 settembre del 2014, e ha condannato con parole forti, e non poteva fare altrimenti, la guerra, però ha ricordato anche l'umanità della guerra, dove anche suo nonno Giovanni Bergoglio, bersagliere, aveva combattuto sugli altipiani. Ecco, questa io credo sia anche una ragione della familiarità di cui gode nel ricordo degli italiani la prima guerra mondiale. La nostra guerra è la guerra del 15, come dicevano i nostri vecchi. L'Europa ha cominciato a ricordare la guerra nel 2014, perché la guerra europea della Francia, della Germania è stata anticipata di quasi 10 mesi rispetto alla nostra. Oggi l'occasione è quella appunto di ricordare questo evento sotto un certo profilo. Voi incontrerete altri studiosi che vi parleranno di altri aspetti della guerra, e anche aspetti militari, perché è giusto che anche gli storici militari descrivano un evento che è militare: le battaglie, le guerre, le campagne, le rotte, le disfatte, le vittorie. Un fatto che riguarda i militari, che riguarda i soldati, che riguarda l'esercito. Soprattutto la prima guerra mondiale fu una guerra di terra, fu una guerra di posizione, e coinvolse nell'esercito le brigate di fanteria. Quindi
la fanteria e i fanti furono di fatto i protagonisti di questa lunga e sanguinosa storia. Ma nel programma vedete la presenza di Giovanni Baracca, che vi parlerà di un astro dell'aviazione, Francesco Baracca, perché l'aviazione si affacciava proprio in quei tempi e sarà la protagonista invece della seconda guerra mondiale, combattuta quasi interamente dai cechi. Dino Mengozzi vi parlerà degli eroi romagnoli e della loro memoria. La guerra che fece tanti morti, 670.000 morti, laureò molti eroi, e fra questi anche eroi romagnoli. Tanto che la prima medaglia d'oro della Grande Guerra viene assegnata a Decio Raggi nel corso della seconda battaglia di Risonzo nel luglio del 1915. È in assoluto la prima medaglia d'oro della Grande Guerra. Le medaglie d'oro solitamente vengono assegnate a futura memoria. È rarissimo che una medaglia d'oro tocchi a un superstite, a un sopravvissuto. E altri sono, tra virgolette, gli eroi della Grande Guerra, anche se devo dire, ma Mingozzi lo sa meglio di me, che questa terminologia oggi, eroi, eroismo, eroicità, non si usa più. Anche perché la parola eroi, a cui molto spesso e troppo spesso indulgevano i giornalisti, era di fatto respinta dai soldati. I soldati non volevano essere eroi. Essere eroi significava essere morti. I soldati volevano giustamente sopravvivere, scamparla alla guerra. Quindi tutto il processo di eroicizzazione riguarda soprattutto il potere politico che gestì la guerra e soprattutto gestì il dopoguerra, trasformando l'Italia e trasformando l'Europa in un giardino di pietra, i monumenti ai caduti, che sono in ogni paese, in ogni città, vorrei dire in ogni piccola comunità paesana italiana, il ricordo in pietra della guerra. Ma non c'è dubbio che l'eroismo ci fu. Fu un eroismo quotidiano, fu l'eroismo del resistere a situazioni di logoramento estreme, fu la pazienza, fu la rassegnazione, fu il sacrificio. Ecco, allora, l'eroismo della Grande Guerra sta nel sacrificio delle truppe, nel sacrificio soprattutto delle brigate, delle compagnie di fanteria. Roberto Balzani, tutti noi notissimo, storico contemporaneo, parlerà di una guerra nel dopoguerra. Le guerre non finiscono. Gli storici oggi concordano su un fatto, che la prima guerra mondiale continuò di fatto anche dopo la pace di Versailles del 1919, che aveva scaricato sulla Germania un peso insostenibile, un debito tale che sicuramente contribuì a trasformare la Germania degli anni 30 in quel popolo di guerrieri e di sterminatori che è diventato. La pace di Versailles fu una pace per molti aspetti ingiusta, del resto le paci le dettano i vincitori, quindi le dettano in base ai propri interessi. Anche l'Italia subì un contraccolpo della pace e non fu mai in pace, neanche dopo la guerra.
tanto che il fascismo possiamo considerarlo il figlio primogenito della guerra e della grande guerra. Quindi Balzani racconterà un dopoguerra, un bellicoso dopoguerra, fatto soprattutto di eventi politici. E nel noto programma leggete il racconto italiano della Grande Guerra, narrazioni, corrispondenze, prose morali, 1914-1921. È il libro che presentiamo oggi, parlerò di questo, come vedete, questo grosso volume che l'Enciclopedia Italiana, l'Enciclopedia Treccani, ha pubblicato qualche mese fa per ricordare la Grande Guerra attraverso la tradizione delle scritture di guerra. È un grosso volume di oltre 1500 pagine, curato da due specialisti, Emma Giammattei e Gianluca Genovese, e porta un titolo. Vorrei cominciare proprio dal titolo, spiegare anche il titolo: Il racconto italiano della Grande Guerra. Il racconto italiano. E poi, come sottotitolo, narrazioni. Le narrazioni sono le memorie, sono i diari che diventano memorie, possono diventare anche storie letterarie, storie romanzate, possono diventare di fatto anche romanzi. Poi le corrispondenze, il profluvio di lettere private, una montagna incalcolabile di lettere, biglietti, affettivi segnali che si muovevano continuamente tra le zone di guerra e le famiglie, le corrispondenze. E in più le prose morali. Le prose morali sono riguardano soprattutto alcuni titoli e alcuni autori, come Giovanni Bolin, per esempio, e Luigi Russo, che si occuparono della pedagogia di guerra, cioè come formare il soldato, come educare il soldato. Ma vorrei cominciare proprio dalla prima formulazione, narrazioni. Ora, quando noi diciamo narrazioni, intendiamo qualcosa che viene narrato, qualcosa che viene raccontato. E che cosa sono le narrazioni di guerra? Le narrazioni di guerra sono dei ricordi, sono delle esperienze vissute da soldati, molto spesso ovviamente da ufficiali. Nella stragrande maggioranza i libri della Grande Guerra, quelli di cui vale la pena veramente di occuparsi, sono una cinquantina di valore, come dire, consolidato. Poi sono centinaia e centinaia i testi e i diari, i manoscritti sono in un numero che nessuno può verificare. Le lettere sono 4 miliardi e mezzo all'incirca, da un censimento che ci dice come la guerra fu un fatto talmente clamoroso, talmente eclatante, talmente scioccante, che si ricorse anche da parte di scriventi, per così dire, di primo pelo, molti erano analfabeti tra le truppe, si ricorse alla scrittura, perché quello che accadeva era talmente al di sopra delle attese, delle aspettative, non dico delle speranze, che doveva in qualche modo essere fissato su carta. Quindi oggi, per esempio, noi disponiamo di numerosissime memorie di soldati semplici che si vanno ad aggiungere a quei libri scritti solitamente da ufficiali di complemento, più raramente da ufficiali superiori, che entrano a far parte della storia della letteratura italiana. Alcuni di questi appunto libri, come il Kovilek di Soffici, la ritirata del Friuli di Soffici, Trincee di Carlo Salsa, come con me, con gli alpini
Paolo, di Paolo Monelli. Sono entrati di fatto nella letteratura italiana, uno forse su tutti, che è forse il libro oggi più letto, più commentato, anche il libro più complesso, no? È Un anno sull'altipiano di Lussu, che non fu un diario, ma fu un libro scritto tardi, cioè scritto nel 1938, a distanza di 20 anni dalla fine della guerra, e proprio per questo è un libro particolarmente pensato, elaborato dentro, risponde ad un progetto politico, magari poi ci tornerò sopra. Ecco, questi sono i libri della biblioteca di guerra, una biblioteca che gli editori, editori milanesi, Travers, Mondadori, Sonzogno, editori fiorentini come Vallecchi, piccoli editori locali, come a Forlì per esempio, quella società tipografica che pubblicò le storie e le memorie dei caduti romagnoli della Grande Guerra, un'opera oggi preziosa proprio perché raccoglie tante informazioni, tante testimonianze su soldati che non sarebbero stati altrimenti destinati alla fama, a cura appunto di Alfredo Grilli, imolese, marchigiano, ma vissuto a Imola, grande amico di Renato Serra, e uno dei primi in Romagna proprio a dedicarsi, come del resto Aldo Spallicci, del cui diario di guerra vi ha parlato Maria Assunta Biondi la settimana scorsa insieme ad Antonio Castronuovo, furono appunto le personalità romagnole che si dedicarono al culto di questi ricordi, al culto di queste memorie, raccogliendole, cercando di editarle, cercando di diffonderle, e naturalmente diffondendole su piste politiche. Chi parlava della Grande Guerra all'indomani, ecco, degli anni venti, non ne poteva non parlare se non in una certa consonanza con il fascismo, ma nel caso di Spallicci abbiamo un intellettuale antifascista, così come nel caso di Lussu. Lussu scrive il suo libro proprio per dimostrare che la Grande Guerra è stata fatta non soltanto dai valorosi che poi sono diventati, hanno deciso appunto di diventare fascisti, ma anche da antifascisti, che il valore insomma non può essere distribuito secondo lo schieramento politico. Questo fu un affare molto importante, perché la Grande Guerra, ripeto, dal 18 in poi divenne una questione eminentemente politica, eminentemente ideologica. Ora, la narrazione appunto, ci dovremmo chiedere che cos'è una nazione? E quale forza, anche, quale energia spinge milioni di uomini a combattere e anche a immolarsi per la difesa di un territorio? Di un territorio chiamato patria e per la difesa dei suoi confini. Ora, la nazione viene definita dagli storici moderni una comunità. È una comunità anche immaginaria. Ci sono tante comunità, cominciare appunto dalla ristretta comunità affettiva della famiglia, dei consanguini, poi si allargano le comunità. Anche la nazione è una comunità. Bene, uno storico inglese, Benedict Anderson, ha sostenuto che la nazione moderna è tenuta insieme da un corpus di narrazioni, cioè da un insieme di storie, da un insieme di narrazioni che costituiscono la tradizione di quella nazione. Fissano a futura memoria la eredità di storie che appartengono a tutti. E fissano quello che i sociologi e gli storici chiamano una identità nazionale. Identità. C'è chi è contrario all'identità. Ci sono dei filoni storici fortemente critici nei confronti della cosiddetta identità.
non entro nel merito della questione, ma quello che è certo è che la Grande Guerra cementò una identità italiana. Certo, la cementò con la guerra. Si poteva cementarla, ci potremmo chiedere, ma con l'inutile senno del poi, ecco, con le opere di pace. No, e fu una guerra a cementarla. A cementare una unità, a cementare una comunità. A far sì che dal 24 maggio del 1915 il popolo italiano, che era stato unito con le guerre di minoranza del Risorgimento, cioè guerre combattute da pochissimi, guerre sostanzialmente legate all'armata del principe, le guerre dei Savoia, le guerre legate anche alla grande diplomazia cavuriana, se si fa eccezione per l'epos garibaldino, il Risorgimento non fu mai molto popolare, si dovette renderlo popolare, perché non è popolare una cosa che non riguarda il popolo, che non riguarda i popoli. Abbiamo letto tutti a scuola che i fratelli Bandiera, una volta sbarcati, furono sterminati dalle popolazioni contadine locali, che non riconoscevano assolutamente il diritto dei cosiddetti patrioti, ecco, di invadere la loro terra. Quindi il Risorgimento sì, aveva portato all'unità, nessuno discute l'unità che abbiamo celebrato tra l'altro nel 2011. Ma questa identità era sentita come fragile. La Grande Guerra, bene o male, la forgiò. È difficile negare questo fatto. In che modo? Facendo sì che 5 milioni e mezzo di italiani, quanti furono quelli mobilitati